Mirella Liuzzi, ben trovata al telefono con fanpage.it. Buon pomeriggio. Voi avete presentato una mozione sul gioco d'azzardo patologico. Di cosa si tratta? Ieri chiede una serie di impegni al governo riguardo il gioco patologico d'azzardo, tra i quali anche distanziare i posti dove ci sono slot machine o comunque vendita di gratta e vinci a una certa distanza da edifici sensibili come scuole, ospedali, eccetera. Delle regolamentazioni più stringenti riguardo all'utilizzo del gioco da parte dei minori e una serie di norme per evitare conflitti di interesse che ci possono essere tra, ad esempio, la Lottomatica o altre aziende che operano nello stesso settore. Una mozione molto articolata che si compone anche di una parte relativa a Poste Italiane, perché Poste Italiane attualmente vende dei gratta e vinci nei propri uffici postali, ed è ciò che riguardava anche la mia interrogazione odierna al sottosegretario delle telecomunicazioni. Ecco, quali sono le sue perplessità su questo aspetto, onorevole? Dunque, per un servizio di utilità pubblica come le poste, un servizio universale, è abbastanza curioso e dal nostro punto di vista inaccettabile che vengano venduti dei gratta e vinci in edifici postali che sono da un certo punto di vista anche frequentati da anziani, quindi che sono solitamente più esposti al gioco patologico. Quindi la nostra perplessità partiva da richieste da parte di associazioni che in alcune città sono riuscite a bloccare questa vendita negli uffici postali, ma anche all'opportunità di fare una cosa del genere in edifici dove possono andarci, può andarci chiunque, anche a fare le più normali operazioni postali e finanziarie. Per cui noi chiedevamo al governo di prendere dei provvedimenti. Cosa vi è stato risposto? Questi interventi nella risposta si sono tradotti nel passare queste informazioni da parte del Ministero a Poste Italiane. E sicuramente da parte, ovviamente c'è stata una risposta abbastanza deludente di Poste Italiane che ci ha detto che è tutto legale, ovviamente, la vendita di gratta e vinci è legale, ma questo lo sapevamo già, ovviamente. Quindi come dovrebbe intervenire il governo? Il governo sicuramente dovrebbe intervenire chiedendo a Poste Italiane di eliminare questa vendita, perché in alcune associazioni locali, e cito l'associazione di, nella mia interrogazione cito l'associazione, un'associazione di Andria, è riuscita a eliminare dai gratta e vinci dagli uffici postali perché c'è stato un grossissimo dispendio da parte delle associazioni di consumatori. Alcuni dipendenti di Poste Italiane ci hanno contattato e ci hanno detto che si sono rifiutati anche di vendere gratta e vinci allo sportello, quindi hanno fatto anche un'azione, anche da un punto di vista lavorativo, coraggiosa di questi tempi. Vi è stato assicurato un intervento in che termini? Mi scusi, ma non, mi sembra di non aver capito. Purtroppo le risposte sono sempre molto fumose. L'unico intervento che mi è stato assicurato nella risposta è quello nella risposta del sottosegretario, che avrebbe portato all'attenzione di Poste Italiane e del governo di questa mia interrogazione, perché purtroppo Poste Italiane è un SPA, ricordiamo anche questo, un SPA che è stata ultimamente anche una gran parte di questa azienda è stata privatizzata. Quindi nel momento in cui si ha a che fare con aziende che in realtà sono private, anche se lo Stato ha buona parte del controllo, l'azione di un governo è molto minore di quella che si poteva avere un tempo. Quindi servirebbe anche una rivisitazione della convenzione che Poste Italiane ha con Lottomatica. Lottomatica concessionaria dello Stato italiano, per cui volendo lo Stato può agire in quella convenzione e nella concessione direttamente da quel punto di vista. Certo, è un impegno che il governo si deve assumere, per ora abbiamo sollevato il problema e per cui speriamo che appena verrà in aula la mozione ci sarà un impegno molto forte, perché quello sarà il momento della verità.